vittoria, quella di Schio. Due sconfitte e una vittoria, quella della settimana scorsa contro Orburg. Partita è iniziata e subito al tiro è l'errore. Orburg che parte con Vieru, Cruz, Dimitraku, Bonner e Johnson. Bonner pericolo numero uno per la difesa di Schio, che schiera in partenza Olti, Zandarasini, Masciadri, Sliskovic e Macchi. Ancora attacco Orenburg con Glory Johnson, che va a commettere infrazione di passi. Palla persa dalla squadra russa. Primo possesso per il Beretta Famiglia Schio, con Kataonti che supera la metà campo in palleggio. Macchi riesce a liberarsi per il tiro, va a subire anche il fallo. Il fallo è di Zoe Dimitraku. Primo fallo per la giocatrice greca di Orenburg. Due tiri liberi per Chicca Macchi. Sì, nel senso proprio che non si vede a calcio. Esatto, perché? Perché lo inquadri più. Mette il primo. Chicca Macchi che dovrà con la sua grande esperienza trascinare la squadra insieme a Masciadri, i due giocatori più esperti in questa competizione. Intanto Bonner va da Johnson, prova ad andare contro Sliskovic, alza le mani Sliskovic, trova in qualche modo il canestro Glory Johnson. Dall'altra parte subito contropiede Zandarasini. Primi due per Zandarasini, giovanissima giocatrice al primo anno Schio in quintetto questa sera. Tanto c'è il fallo fischiato alla difesa di Schio, il fallo di Sliskovic. Primo fallo per Sliskovic. Rimessa per Orenburg che va ad effettuare Johnson, Cruz, Dimitroku, gioca per linea esterna e poi c'è il resto tiro di Bonner che non va. Ricordiamo una protezione clamorosa di Bonner qualche stagione fa. Schietato Onti, pescata benissimo la Chicca Macchi. Cata Onti mette i primi due per lei, quinto punto per Schio che va sul 5-2 dopo poco più di un minuto e mezzo di gioco. Cruz, Bonner, fallo in attacco di Orenburg, fischiato a Natalia Vieru. Numero 10 Vieru, primo fallo personale. Primo fallo per Vieru, giocatrice macedone. Intanto Zandarasini in palleggio. Sliskovic, va da Onti, chiude il palleggio Onti. Masciadri, fuori per Sliskovic che gira palla per Macchi, ancora una finta, Macchi in penetrazione, semiraggio, secondo vincente Chicca Macchi, tre punti per Macchi e ottimo impatto sulla partita per il Beretta Famiglia Schio. Johnson, tanto c'è buona difesa su Orenburg, dall'altra parte il tiro di Johnson con un rimbalzo, Zandarasini. Onti, guarda Zandarasini, una finta, prova ad andare contro Bonner, poi gira palla per Macchi che ci prova da 8 metri, Chicca Macchi non va, rimbalzo lungo conquistato da Anna Cruz. Sempre Cruz in palleggio, cerca una compagna libera, penetra, poi scarica per il tiro da 3 punti che non va di Dimitraku. Può trovare in attacco Schio. Dopo quasi 3 minuti di gioco Zandarasini trova un grande varco, arresto e tiro, nulla, sfortunata Zandarasini. Aveva fatto una cosa bellissima. No. Johnson, palla canestro contro Macchi, prova a darsi Johnson, difende Beschio, trova il fallo, il canestro anche buono. Mario Canestro, Orenburg, fallo diretta.
quarto fallo per Glory Johnson. Quarto punto, scusate, primo fallo di Kick Makic, sarà il tiro libero supplementare per Glory Johnson. Johnson che sta viaggiando a poco meno di 12 punti di media in questa Eurolega, mette il quinto punto suo, che è anche il quinto di Orenburg. Schiena attacco con Onti, Mashadri, Zandaliasini, va fuori da Macchi, prova la protezione, prova l'assist per Mashadri, c'è l'anticipo difensivo di Johnson. Bonner su di lei, c'è Zandaliasini, Bonner prova la penetrazione su di lei in fondo, si allasta per il tiro che non va, rimbalzo, però c'è Vieri che poi dopo l'errore tocca fuori, rimessa per Schio. Onti consegna palla a Zandaliasini, Macchi, Onti, Sliskovic, spalla canestro, chiusa bene dalla difesa di Orenburg, va fuori da Zandaliasini, deve forzare il tiro Mashadri, una finta, il tiro che non va, rimbalzo, c'è Vieru e c'è il fallo di Onti. Primo fallo per Cataonti. 5 minuti e 55 secondi da giocare in questo primo quarto. Cruz in palleggio per Orenburg. Pare che arriva ancora Cruz, sfrutta il blocco di Vieru, il tiro è lungo, rimbalzo toccato da Vieru, conquistato poi da Onti, che consegna a Sliskovic, un paio di palleggi per consegnare ancora a Onti. Zandaliasini, penetrazione ancora! Cecilia Zandaliasini! Quarto punto per lei! 9 con gli schiavi Zandaliasini, ora prova la stoppata, trova comunque il canestro Dimitraku. Tiene Orenburg a meno 2. Ponti scambia con Macchi. Macchi su di lei c'è Johnson, Mashadri, Sliskovic. Non si capisce con Zandaliasini, brutto passaggio di Sliskovic. E palla persa da Schio. Orenburg potrà in attacco con Cruz che consegna Dimitraku. Vieru. Bonner. Ora Johnson. Dimitraku ancora. Prova a sfidare le lunghe leve di Sliskovic, il tiro che va, il tocco rimbalzo e di Vieru, rimessa ancora per il Beretta Famiglia Schio. 9-7 il punteggio. Punti. Sliskovic consegna Zandaliasini, Macchi. Punti con calma Schio. Onti, Macchi ha tanto spazio, prova, non va, rimbalzo, è toccato per ultima da giocatrice di Orenburg, sembrava netto il tocco della difesa russa, hanno visto diversamente gli arbitri che decidono per la rimessa da fondo campo per la squadra ospite. Cruz, Bonner, ancora Cruz. Bonner alza subito palla per Vieru, c'è l'anticipo difensivo di Zandaliasini, che inizio di partita di Zandaliasini, Onti a concludere il contropiede lanciato dall'anticipo difensivo di Cecilia Zandaliasini. 11-7 Schio, 3:40 da giocare. Johnson preparano i primi cambi, i due allenatori, c'è il fallo in attacco di Johnson. Primo fallo di Glory Johnson.
palla recuperata dai tedeschi, doppio cambio. Per Aureburg entra Volkova, abbassa il tetto notevolmente. Aureburg che toglie Vieru, entra per Schio. Jolene Anderson al posto di Raffaella Masciadri. Una bocca da fuoco in più per Schio. Anderson tocca il suo primo pallone. Sliskovic, il fallo fischiato a difesa di Aureburg, il fallo questa volta è di Bonner, primo fallo anche per lei. Aureburg che esaurisce il bonus quando mancano 3 minuti 20 secondi alla fine del primo quarto. Rimessa in zona attacco per Schio. Anderson, Macchi consegna Cataonti. Onti chiude il palleggio, schiaccia palla per Sliskovic, l'ultimo tocco della stessa giocatrice croata. Brutto passaggio però di Onti per Sliskovic. Cruz prova ad andare contro Sliskovic che la costringe a alzare la parabola, il tiro non va a rimbalzo, tocca fuori ma non controlla Zandarasini. Conquistato da Volkova, resta l'attacco Aureburg. Cruz, Bonner con spazio per il tiro a 3 punti, palla che balla sul ferro, esce a rimbalzo, c'è il fallo fischiato a Macchi che si lamenta per un gomito alzato dalla giocatrice di Aureburg. Il fallo di Macchi, attenzione perché è il secondo. Cambio per Miguel Mendez che richiama proprio Chicca Macchi. Entra Catherine Ress. Subito il tiro dell'angolo, Aureburg che non va a rimbalzo, però c'è più piccola. Cruz che tiene viva l'azione attacco per le compagne. Volkova, Cruz. Arresto il tiro e questa volta va. Primi due per lei. 11-9 il punteggio. Anderson, Ress, Onti. Sliskovic va da Ress, Ress contro Johnson, si gira bene, palla toccata da Johnson, scivola a fondo campo, rimessa da fondo campo per Schio che però ha solo 5 secondi per chiudere l'azione d'attacco. Anderson alla rimessa, cerca una compagna libera, trova Zandarasini lontano dal canestro, e fuori Onti costretta a forzare la conclusione da 3, non va, rimbalzo conquistato da Bonner, può partire in contropiede Aureburg. Johnson contro Sliskovic, il tiro che non va, rimbalzo ancora Zandarasini. Onti, Zandarasini a spazio, ci prova, tiro a trafrontare, non va. Errore che si può perdonare a una giovane come Zandarasini, anche se il tiro è stato proprio sbagliato. Poco male, Schio resta in vantaggio, c'è l'applauso del pubblico del Palla Campagnola a sostenere le proprie dinamine in questa partita già difficile inizio, ancora resa ancora più difficile dall'assenza di Okumike. Bonner prova ad andare contro Ress, costretta a tornarsi sui suoi passi, pare che arriva fuori a Cruz, deve accelerare perché stanno per scadere i 24 secondi. Cruz, il tiro non va, rimbalzo però c'è ancora Aureburg con Volkova. Schio che sta concedendo troppi secondi o terzi tiri alla formazione russa. Cruz chiude il palleggio, Volkova chiude bene Zandarasini. Cruz, il tiro frontale che non va, rimbalzo guidato da Caterina. Siamo entrati nell'ultimo minuto del primo quarto, si prepara ad entrare Giorgia Sottana. Sliskovic controlla con difficoltà, poi si gira per il tiro che non va, rimbalzo toccato fuori da Catherine Ress, intervento falloso però dicono gli arbitri, il fallo di Ress consegna 2 tiri liberi a Aureburg. Doppio cambio per Aureburg, rientra Vieru ed entra Beglova, tanto entra Sottana per il
Beretta Fabineschi al posto di Cattaonti. Due tiri liberi per Dimitracu. Mette il primo. Due su due per Dimitracu. Riporta l'incontro in parità. Pochi canestri, ma veramente fino a questo momento Schio con grande cuore. Anderson si libera per il tiro da tre, sballato. No, va, due tiri da tre sballati di Schio. 33 secondi, 6 decimi. Orenburg in attacco con la palla del possibile vantaggio. Tanto l'errore di Viero, rimbalzo Sliskovic. Sottana. Anderson, questa volta più spazio, prova da tre, non va. Rimbalzo conquistato da Bonner. Palla lunga, non c'è il. Non riesce a mandare la conclusione Orenburg, termina il primo quarto. 11 pari il punteggio. Larga tutto, larga tutto. Ma centrocampo. Un buon Fabineschi fino a questo momento, ricordiamo, deve sopperire all'assenza di Simiok, il campo con Sottana che è entrata qualche secondo fa. Prova subito a dare il tiro, non va, lotta a rimbalzo Anderson, ma la palla conquistata da Orenburg che ci prova il tiro da tre dall'angolo lunghissimo di Kirillova. Torna in attacco Schio dopo il rimbalzo di Sliskovic. Anderson liberata in angolo, non ha lo spazio, non ha l'equilibrio per il tiro. Adesso si va da Zandresini che sfida proprio Kirillova. Vieru esce, palla liberata in angolo per il tiro a tre di Sottana. Giorgia! Sottana! Primi tre del quarto, primi tre da lei, più tre Schio. Mentre prepara spray a fico anche Miguel de Mendez. Volkova prova a rispondere subito, tiro in lungo, ma rimbalzo, c'è Bonner, ci riprova e questa volta è da due punti però il canestro di Beglova. E ancora una palla persa banalmente da Schio. Resta in attacco Orenburg. Beglova, Bonner, ancora Beglova, ancora Bonner. Prova ad andare contro, adesso trova il varco, trova anche il canestro. Primi due punti per Bonner. E c'è il primo vantaggio di Orenburg dopo 1 minuto e 40 secondi di questo secondo quarto. 15 Orenburg, 14 Beretta Fabineschio. In attacco con Anderson. Res, ancora in angolo per Sottana, fa saltare l'avversario, arresto e tiro di Giorgia. Sottana! Quinto punto per Giorgio Sottana, c'è il time out chiesto da Orenburg, da coach Mikhail Kulakos. Con Sottana che ha avuto anche un ottimo impatto sulla partita. È entrato a pochi secondi all'inizio della fine del primo quarto e questo inizio secondo ha già messo 5 punti pesantissimi. Termina il time out, si torna in campo per Orenburg, ci sono Beglova, Volkova, Vieru, Bonner e Kirillova. Per il Beretta Fabineschi, Sottana,
Zandrasini, Anderson, Ress e Sliskovic. Orburg in attacco con Kirillova. Beglova, palla in aria per Vieru. Vieru si gira bene, appoggia il tabellone e realizza. Primi due per Vieru. Anderson, Sliskovic. Riesce in qualche modo a consegnare a Sottana. Ress prova ad andare lei in penetrazione, fermata fallosamente da Beglova. Dal numero 13 Beglova, primo cambio per il Beretta Paginaschi. Esce applauditissima Cecilia Zambresini. Entra Laura Spreafico. Cioè, il primo fallo di Beglova. Sliskovic, si rilancia che non va. Rimbalzo controllato da Orenburg. Vieru. Beglova. Bonner. Si gira il tiro. Balla sul ferro, esce, rimbalzo. Toccato fuori da Sliskovic, controllato poi da Ress. Sottana. C'è il fallo in attacco fischiato a Sliskovic. Primo fallo per Sliskovic. Torna in attacco Orenburg per fare cambio. Mendez, Macchi, pronta a rientrare. Vieru, il tiro che non va, rimbalzo conquistato da Anderson, prova a spingere il contropiede. Sottana, Spreafico, liberata da Sottana, non va a rimbalzo, però c'è Anderson, resta in attacco schio. Sottana, Sliskovic, Ress contro Bonner, si gira Ress, il suo tiro che non va, il fallo fiscato a Katrin Ress. Cambio, doppio cambio ancora per Orenburg, rientrano Johnson e Dimitraki. Tanto cambio peschio, esce Sliskovic, rientra Macchi. 6 minuti e 16 all'intervallo lungo. Schio in difesa con un punto da recuperare. Dimitraki. Beglova, il tiro che non va, rimbalzo Ress. Subito per Sottana, velocissima Giorgia Sottana, prova ad andare in contropiede. Anderson, Macchi, ci pensa un attimo, tira lontanissimo e non va, poi Macchi prova a scaricare per Anderson, che riesce a tenere palle in campo. Anderson chiude il palleggio, va fuori da Spreafico. Spreafico va lì in penetrazione, Spreafico, la sfortunata, aveva fatto una grandissima cosa Laura Spreafico, sfortunata nella conclusione. Johnson, Dimitraki, Vieru, Beglova, ancora Dimitraki, c'è un blocco granitico di Vieru, il tiro di Dimitraki che non va a rimbalzo, c'è ancora però Vieru che va fuori da Dimitraki, prova una riprendazione, trova un fallo della difesa di Schio. Non dovrei trovare a chiamare Miguel Mendez, minacciando il tecnico. E c'è il terzo fallo, se non abbiamo errato, fischiato a Katrin Ress. Terzo fallo di Ress, ancora un fallo fischiato a difesa di Schio. Il fallo questa volta è di Spreafico. Primo fallo. Johnson. Dimitraki. Cruz. Rientrata. Libera per il tiro da tre punti che non va.
Kirillova, rimbalzo però c'è Vieru, resta in attacco Orenburg che ha anche un punto in vantaggio, ancora spazio per il tiro tre punti, questa volta va Dimitraku, 7 punti per la giocatrice greca di Orenburg. C'è il time out chiesto da Miguel Mendez quando mancano 4 minuti 44 secondi alla fine del secondo quarto. Schio che ha concesso qualche, come già successo nel primo quarto, qualche secondo, terzo tiro di troppo. Che ora si ritrova con 4 punti da recuperare. Termina il minuto di sospensione, si riprende il gioco. Sta subendo molto a rimbalzo Schio, dove pesa l'assenza delle lunghe leve di Ogwumike. Squadra che tornano in campo per Schio, c'è tornata Masciadri, Sliskovic va proprio da Masciadri, Macchi, Sliskovic va fuori da Sottana, una finta, va in penetrazione contro la zona di Orenburg, Macchi ha un po' di spazio, ci prova, la mette! Chicca Macchi! 6 punti per lei, Schio che torna a meno 1. Johnson, Vieru, zona anche Schio, Cruz, Johnson va contro Macchi che naturalmente non può difendere aggressivo perché ha già 2 falli, chicca Macchi, 7° punto per Johnson. Schio che ha già res con 3 falli, Masciadri, Macchi, la lunga palla, Cruz può partire il contropiede di Orenburg con Spreafico che spende un buon fallo, suo secondo fallo, ma schio già un bonus come dicevamo. 2 tiri liberi per Dimitraku. Realizza il primo. Fa 2 su 2 Dimitraku. Esce intanto Kirillova per Orenburg. Rientra Bonner. Sottana. Masciadri. Preafico prova ad andare in penetrazione, rischia di perdere palla, l'ultimo tocco è della giocatrice, è di Johnson che poi chiede anche la rimessa a suo favore. Macchi, Sliskovic, piedi a terra, il tiro batte sul ferro, non entra. Rimbalzo Vieru. Johnson, anzi Bonner liberato in angolo per il tiro a 3, non va a rimbalzo Macchi. Entriamo negli ultimi 3 minuti di questo secondo quarto, Schio che ha 5 punti da recuperare. Sottana. Sliskovic, Masciadri, prova subito da 3, non va. Rimbalzo Vieru, Cruz, c'è il fallo in attacco fischiato a Johnson. Che faceva sportellate con Sliskovic.
Tanto cambio schio, esce Sprefico, rientra Zambalesini. Sottana in palleggio per Schio con Cruz che prova a difendere su di lei, Macchi, Zambalesini, riconsegna a Giorgia Sottana, prova ad andare in penetrazione, scarica fuori per Macchi che ha spazio, il tiro è storto, non va, rimbalzo Vieru, Schio ha avuto anche buoni tiri, li ha però sbagliati, Johnson, Cruz, in penetrazione, scarica palla Johnson che ha un appoggio facile facile, 9 punti per Johnson, 26-19 per Orenburg. Masciadri, Macchi, Sottana, Schio che ha difficoltà a trovare via il canestro, Sottana rischia di perdere palla, deve inventarsi qualcosa, butta via palla, dall'altra parte contropiede facile facile di Dimitraku che va a prendere stoppata per gli arbitri, fallosa di Zambalesini. Il time out chiesto dalla panchina di Miguel Mendez, 1 minuto e 27 secondi da giocare. Schio che sta trovando qualche difficoltà in attacco e la sta pagando tutta, perché la difesa fino a questo momento ha tutto sommato retto bene, ha subito solo 26 punti, anche se come detto in precedenza ha concesso più volte secondi e terzi tiri alle avversarie. Schio in attacco che deve trovare soluzioni migliori, subito deve trovare la via del canestro, termina il minuto di sospensione, si riprende il gioco. Schio di nuovo in campo dopo il time out. Si riprende con due tiri liberi per Dimitraku. Che sbaglia il primo a disposizione. Sbaglia anche il secondo, rimbalzo c'è Sliskovic. La difesa aggressiva di Orenburg, Schio rischia di perdere palla, riesce a superare metà campo negli 8 secondi consentiti, Zambalesini va fuori da Masciadri, ancora Zambalesini in angolo, perde palla però Zambalesini. Cruz, Bonner, Cruz, Bonner, sempre a zona Schio, Dimitraku per un attimo pensato il tiro da tre, tornato su di lei Zambalesini, Bonner riceve una brutta palla, prova ad andare contro Sliskovic, Bonner trova il tiro, non trova il canestro, si lotta, rimbalzo, mette questa volta Schio, con Macchi servita benissimo da Onti, chicca Macchi, facile facile, sotto mano. Per il 21esimo punto di Schio, 8° personale. Cruz, Dimitraku, questa volta non ci penso due volte, tiro da tre che non va a rimbalzo. Finisce ancora però nelle mani di Orenburg, altre due volte. E Vieru trova la via del canestro con calma. Onti chiede un tiro. Che ha possibilità di tirare palla fino alla fine,
Macchi ci prova da tre punti, che Macchi non va, termina qui probabilmente senza, probabilmente intanto ci prova il tiro allo scadere Oreburg, non va, termina il secondo quarto 28-21 punteggio a favore di Oreburg, che ha sfruttato benissimo il vantaggio sotto le planche. Terzo quarto di Beretta Family Schio Orenburg, quarta giornata del girone eliminatorio di Eurolega. Schio dopo 20 minuti che è andato a rincorrere, 28-21 il punteggio per Orenburg. Ricordiamo che Schio deve rinunciare, ed è un'assenza pesantissima, a Cini Ogwumike in questa partita importantissima per il cammino in Eurolega. Primi 20 minuti che hanno detto che Schio sta concedendo troppo a rimbalzo. Orenburg sta dominando sotto le planche, 30 i rimbalzi conquistati dalle russe contro i 17 di Schio, 11 in attacco. Orenburg che ha avuto 9 punti da seconde o terze chance. Gioco che è iniziato, Orenburg in attacco con Kruz, Dimitraku, Beglova, Bonner e Vieru. Per Schio ci sono Macchio in penetrazione, Masciadri che prova a tirare tre punti, veramente Raffaele Masciadri, dicevamo Macchi, Masciadri, Onti, Zandra, Sidia, Sliskovic per Schio. Schio che ha anche problemi di falli con Res, che ne ha già tre. Schio che deve vendere cara la pelle. Tanto trova un varco Dimitraku per l'undicesimo punto personale. Sliskovic, Masciadri, Zandresini, buonissima la prova del giovanissimo talento italiano, soprattutto nei primi 10 minuti. Masciadri va subito a Zandresini che deve alzare il tiro, non va, rimbalzo c'è Bonner, Cruz, Dimitraku chiude il palleggio, Bonner va contro Zandresini, non trova, quasi trova il fallo, molto molto dubbia questa chiamata, molto dubbia, e il terzo fallo anche di Zandresini, due tiri liberi per Bonner. Consentirci di non condividere questa chiamata arbitrale. Che omaggio a Bonner di due tiri liberi. Sbaglia il secondo però rimbalzo, c'è Vieru e c'è ancora un fallo della difesa di Schio. Comunque sarà un fallo pesante. Il fallo ancora di Zandresini, il quarto fallo per Zandresini. Terzo, scusate. Adesso il terzo fallo di Zandresini. Altri due tiri per Orenburg. Quando è uscita Sliskovic è entrata Reis, sbaglia il primo Vieru. Certo che però Schio non può più concedere tutti questi rimbalzi in attacco alla formazione russa. Vieru mette il secondo. 5 punti per lei. Res, Macchi, pesca benissimo Zandresini, su di lei questa volta non viene fischiato, c'è il fallo tecnico fischiato nella panchina di Schio per proteste a coach Mendez, paio di fischi che non ci sono piaciuti, fanno fatto arrabbiare sia la panchina di Schio sia il pubblico del Palacampagnola. Ci sarà un solo tiro libero come vuole il nuovo regolamento,
con il presidente Cestaro. Che protesta totalmente con gli arbitri. C'è un tiro libero per Orburg che poi avrà anche il possesso. Bonner mette il tiro libero a disposizione, quarto punto per lei. Orburg ha più 9. Orburg ora attacco, Dimitraku. Beglova, ancora Dimitraku. Una finta, poi va in penetrazione, scarica la gran palla per Vieru che va a realizzare. 7 punti per Vieru. Orburg che trova il massimo vantaggio sul più 11 dopo 2 minuti e mezzo di questo terzo quarto. C'è il fallo fischiato a Vieru. Secondo fallo per Vieru. Massari ad effettuare la rimessa per Schio, va fuori da Onti che chiude il palleggio, va da Massari. Ultimi 8 secondi per l'azione d'attacco. Massari deve forzare il tiro a 3 punti che non va, rimbalzo di Cruz. Bonner contro Macchi, una finta, si gira bene Bonner, il tiro non va, rimbalzo, si lotta, esce palla in mano Zandaresini, prova ad andare lei, perde però palla sulla difesa di Dimitraku e c'è il Mendez che chiama subito time out e chiede calma alle proprie giocatrici. Cruz chiude il palleggio, va in area da Vieru che sbaglia, rimbalzo di Zandaresini che consegna a Cataonti. Res, Zandaresini, arresto e tira appena dentro il pitturato che non va, rimbalzo Vieru. Cruz alza la parabola, non va, rimbalzo Res, può trovare l'attacco Schio, partita ancora lunghissima, lo Schio però deve trovare la via del canestro. Res pesca benissimo Macchi, chicca Macchi, 10 punti per chicca Macchi, riporta lo svantaggio di Schio sotto la doppia cifra, 5 minuti e 50 secondi da giocare in questo terzo quarto. Beglova per Orenburg, Bonner, Beglova, Cruz. Va fuori da Beglova, arresto tiro da lontano e da 2 il canestro di Beglova, 4 punti per lei. C'è il time out chiesto da Miguel Mendez. Dicevamo un paio di fischi che non ci sono proprio piaciuti, fallo fischiato a Zandaresini e uno non fischiato sulla stessa Zandaresini che ha causato le proteste di Miguel Mendez e il fallo tecnico. Schio che comunque sta avendo ancora difficoltà in attacco e come abbiamo già ripetuto più volte paga pesantemente sotto canestro l'assenza di Ogumike. Ci dicono che domani si saprà qualcosa di più sull'infortunio della fuoriclasse americana della famiglia Schio. Intanto c'è un cambio per il Beretta, è uscita Zandaresini e rientrata Anderson. Schio bisogna trovare il canestro da fuori.
Anderson, Masciadri. Liberata Anderson che non ci pensa due volte, tira corto, rimbalzo Cruz. Situazione di passi di Johnson. Deve ancora protestare. Conti in palleggio per il Beretta Famiglia Schio. Masciadri, Ress, si deve Bonner, prova Ress ad andare contro Bonner, si gira bene, non trova il canestro, però Ress buttato via palla al momento della conclusione, aveva fatto il Peglova, non ci pensa due volte e va a realizzare il sesto punto personale, allunga Oreburg, va a più 13 la formazione russa. Ress pescato sotto canestro, va fuori da Masciadri, Macchi una finta, va in penetrazione, chicca Macchi, viene stesa da Johnson, resta a terra Macchi, speriamo non sia niente di grave, caduta molto male chicca Macchi, il fallo è di Johnson, il terzo fallo, cambio per Schio, intanto esce Onti, avrà due tiri liberi chicca Macchi. Mette il primo Macchi. Due su due per Macchi, che arriva a quota 12 punti personali. Sta provando a caricarsi la squadra sulle spalle, chicca Macchi. Bonner! Fermata fallosamente da Ress. E adesso sì, c'è il quarto fallo per la giocatrice Schio, il quarto fallo di Katrin Ress. Beglova. Dimitraku, Beglova. Cruz. Arresto il tiro libero che lo va, ma rimbalzo c'è il tap-in vincente di Bonner, persa dalla difesa di Schio. Restano 13 punti di vantaggio per Oreburg. Masciadri prova la liberazione, fuori da Macchi, press dall'angolo, il tiro è lungo, rimbalzo però c'è Anderson che va fuori da Sottana in prestazione, scarica per Macchi, la palla non è buonissima, Macchi però trova lo spazio per il tiro che non va, Cruz a rimbalzo, Bonner, Dimitraku, palla per Johnson, c'è il fallo fischiato a Raffaello Masciadri, primo fallo per Masciadri, Schio che esaurisce il bonus. Solo due i falli di squadra per Oreburg. 3 minuti e 20 secondi a giocare. Johnson pescato in centro area, non va, si prende ancora il rimbalzo, si prende anche il fallo di Ress. Attenzione perché è il quinto fallo di Katrin Ress. E ci saranno rientra al suo posto Sliskovic, mentre esce Beglova ed entra Volkova per Oreburg. Due tiri liberi per Johnson che ha la possibilità di aumentare ancora il vantaggio per la propria formazione, mette il primo. Finisce molto presto la partita di Ress, intanto Johnson sbaglia il secondo tiro libero. Schio, come dicevamo però,
deve trovare il canestro, ci prova Macchi, sfortunato, trova il fallo di Bonner. Due tiri liberi per Macchi con Bonner che va a protestare. Mette il primo Macchi. Ma sta segnando solo lei. Ancora una volta 2 su 2. 14 punti per Macchi, 12 quindi da recuperare per il Famila Schio. Ultimi 3 minuti di terzo quarto, e ancora un fallo fischiato alla difesa di Schio, il fallo questa volta di Sviskovic. È il secondo fallo, terzo scusate, terzo anche per Sviskovic. Cambio per Orburg, esce Dimitrako, rientra Kirillova, altri due tiri liberi per Johnson. Schio già in difficoltà nel reparto lunghe perché, come già ricordato ampiamente, gioca questa partita senza Ogwumike. Adesso ha perso anche Res per 5 falli. Segna il secondo Johnson. Macchi va fuori da Sontana, scarica la palla per Ogwumike e c'è ancora un fallo fischiato alla giocatrice di Schio. Il fallo di Ogwumike e attenzione perché il quarto di Sviskovic, scusato, è il quarto fallo anche di Sviskovic. Altri che stanno decisamente massacrando le lunghe di Schio. Due tiri liberi ancora per Johnson. Sbaglia il primo. Segna il secondo. Anderson. Butta via palla Anderson e Schio sembra aver perso anche la testa. Bonner fermato fallosamente dalla stessa Anderson. Primo fallo di Anderson, esce Sviskovic, rientra Zandarasini. Schio con un quintetto molto molto basso. Bonner mette il primo tiro libero a disposizione. Otto punti per Bonner, 17 quelli di vantaggio di Orenburg. Che sta sfruttando benissimo i viaggi in lunetta. Zandarasini prova ad andare in presentazione, trova un bel varco Cecilia Zandarasini a mettere il sesto punto personale. Bonner, Cruz. Presentazione di Cruz, forza la conclusione, ribaccio toccato fuori, finisce nelle mani di Zandarasini e c'è finalmente un fallo fischiato dal giocatrice di Orenburg. Fallo è di, il fallo di Kirillova, primo fallo. Orenburg che esaurisce adesso il bonus, intanto esce Bonner, rientra Vieru. Ed esce anche Cruz. È rientrata Volkova. Sottana, Macchi, una finta, prova ad andare in penetrazione, brutta palla di Macchi per Zandarasini.
dall'altra parte, contropiede che non va, e fallo fischiato. Rifeva a rischio il fallo di Massari. C'era la trattenuta di Johnson. Secondo fallo per Massari. Johnson segna il primo tiro libero a disposizione. Questa volta fa 2 su 2, va a quota 15 punti personali. Anderson, e arriva ancora un fischio. A Volkova. Si prepara Sprefico che entra al posto di Masciadri. Sono 2 tiri liberi per Anderson. Anderson mette il primo tiro libero a disposizione, anche il suo primo punto. Due su due per Anderson. Minuto e 10 all'ultimo intervallo breve. Schio che ha 15 punti da recuperare. La penetrazione con lo scarico per il tiro da 3 punti e il canestro di Kirillov. Sottana, Anderson. Il tiro che non va, lotta e si prende rimbalzo ancora Anderson, resta in attacco Schio. Macchi una finta, poi ci prova da 3 punti, mette la tripla, chicca Macchi. 17 punti per chicca. Johnson, Kirillova, dentro per Vieru, che sfrutta benissimo il mismatch con Zandarasini. Nono punto di Vieru. Macchi ci riprova subito a 3 punti, non va, rimbalzo Zandarasini che gioca fuori ancora per Macchi. Sottana libera Sprea Fico, ci prova le 3 punti, le mette Sprea sulla sirena di fine terzo quarto. Con esso da 3 punti anche per Sprea Fico, chi si riporta a meno 14, 54-40 per Orenburg il punteggio dopo 30 minuti di gioco. Schio che oltre a pagare pesantemente sotto canestro ha dovuto subire anche alcune decisioni arbitrali che non ci sono proprio piaciute. Schio che prova a reagire, ha altri 10 minuti per provare a rientrare in partita, sarà tutt'altro che facile. Schio che ha già fuori res con 5 falli, a Sliskovic con 4, Zandarasini con 3. Dall'altra parte solo 3 falli per Johnson, che è la miglior giocatrice, miglior realizzatrice della sua squadra fino a questo momento con 15 punti. Per Schio ci sono i 17 di chicca Macchi. Lotta rimbalzo decisamente impari fino a questo momento. 41 quelli conquistati da Orenburg contro i 26 di Schio. Squadra in campo per l'inizio del quarto periodo, 54 Orenburg, 40 Beretta Famiglia Schio. Schio, che dicevamo, gioca con un quintetto molto basso,
In campo ci sono Sottana, Sprofico, Anderson, Zandaresini e Macchi. Non c'è un centro di ruolo. Zandaresini prova ad andare lì, trova un buon varco, arresto e tiro, Zandaresini non va, rimbalzo toccato da Viero, conquistato da Volkova, che può andare in contropiede, da fuori però con calma ora per Begrova. Allora, poi arriva di nuovo palla, naturalmente Orburg non ha nessuna intenzione di forzare il tempo, il tiro di Begrova non va, rimbalzo Anderson, arresto e tiro per la giocatrice americana e va Johansson. C'è subito il time out chiesto dalla panchina di Orenburg dopo 42 secondi di gioco. Ci deve provare, ci deve credere, come dicevamo sarà difficilissimo, Maschio ci vuole, ci deve mettere il cuore. In una partita che, come ricordavamo all'inizio, era già difficile sulla carta, è diventata ancora più complicata vista l'assenza di Okumike sul infortunio. Sarà valutato, la gravità del suo infortunio sarà valutata nei prossimi giorni. Chiaro che Toschio è un'assenza pesantissima. Schio sta pagando pesantemente sotto le planche. Ricordavamo un attimo fa il dato dei rimbalzi con Orenburg che ha avuto 15 punti da seconde o terze opportunità. Riprende il gioco, zona in difesa Schio. Orenburg in attacco con Cruz, sporca palla, la difesa Schio la conquista, Sprefico con la rischia di perdere, riesce a tenere viva la azione del gioco, Sprefico in angolo, Sottana prova la presentazione, trova il fallo e trova anche il canestro! Giorgio Sottana! Settimo punto per lei! Il fallo di Bonner, il terzo fallo! Supplementare per Giorgio Sottana che lo mette e riporta Schio il vantaggio di Schio sotto la doppia cifra, 8 minuti 50 a giocare. Cruz Kirillova, Cruz va da Johnson, disposto di preso Johnson, il tiro che non va, rimbalzo, toccato, finisce nelle mani di Macchi che però si distrae un attimo per fare Johnson per Bonner, errolaccio di Chicca Macchi. Decimo punto di Bonner, terza giocatrice di Orenburg in doppia cifra. Non... Peccato per l'errore di Chicca Macchi, che fino a questo momento è stata una partita veramente super. Zandaresini prova ad andare contro Bonner, Zandaresini tiro non va, rimbalzo Cruz, fermata fallosamente da Sprefico, terzo fallo anche per Sprefico. Se me l'hai dato adesso quell'altra, è andata adesso quell'altra, lo fallo in sfondo a Cruz, Kirillova, Cruz, Volkova, infrazione di passi di Johnson, infrazione di passi, 7.49 da giocare, Schio che si era portato a meno 9, aveva conquistato palla su un errore del tiro, poi un banale errore di Macchia che ha segnato palla per il canestro facile facile di Bonner per il nuovo più 11. Sottana in palleggio, fermata ancora fallosamente da Cruz, rimessa in zona attacco per il Beretta Famiglia Schio, cambio per Orenburg, esce Volkova, rientra Dimitraku, Anderson la rimessa per Sottana in angolo,
Zandarassini. Perde palla, però la riconquista Zandarassini. Resta in attacco Schiomacchi, fa saltare Johnson, va in penetrazione, non trova il canestro, trova il fallo. Avrà due tiri liberi Schiomacchi. Il fallo è di Johnson, il quarto fallo di Johnson. La partita è ancora lunghissima. Cambio Schio. Esce Johnson, entra per la prima volta Cuzina. Due tiri liberi importantissimi per Schiomacchi. Mette il primo. Fa ancora due su due Schiomacchi. Schio a meno 9, ora in difesa con tanto spazio per il tiro da 3, lo mette Cruz. 5 punti per Cruz. C'è il fallo intanto di Kirillova su Schiomacchi, che aveva preso benissimo posizione in centro area. Secondo fallo per Kirillova. Rischia di perdere Paleschi sulla rimessa. Pare che arriva lontanissima da canestro a Macchi, che consegna a Giorgia Sottana. Prova ad andare in penetrazione, scarica fuori per Zandarassini, che ha spazio per il tiro da due, non va, rimbalzo, lotta Anderson contro i tanti più centimetri di Bonner, che esce però palla in mano, torna in attacco Orenburg. E Cusina va a mettere i suoi primi due punti, appoggiando un tiro morbido a tabellone. Sottana, Macchi, prova a dare in penetrazione, rischia di perdere palla, riesce dalla Sottana, piedi a terra, il tiro che non va di Sottana. Intanto si prepara Giulia Gatti ad entrare. Cruz. Con tanto spazio ancora per il tiro, il canestro di Kirillova. 5 punti. Zandarassini, sprefico. Ancora Zandarassini, va in posizione sulla linea di fondo. Fermata Bonner, va fuori a sprefico, in posizione frontale, il tiro da tre che non va, rimbalzo, però c'è Anderson che appoggia il gioco per realizzare il sesto punto personale. 5 minuti, 20 secondi alla fine. 63 Orenburg, 49 Beretta Famiglia Schio. Kirillova ancora, ci riprova, questa volta non va. Rimbalzo toccato da Zandarassini, riesce a tenere il palla in campo Anderson, può tornare in attacco Schio con Sottana. Macchi, posizione frontale da tre, ci riprova, sfortunata. Rimbalzo Cruz, anche sfortunato Schio. Bonner stoppato da Sprefico e poi c'è il fallo di Cusina su Zandarassini. Sono cambi tanto per Schio, esce Sottana, rientra Giulia Gatti. Ci sono due tiri liberi per due tiri liberi per Zandarassini, 4 minuti 53 secondi. E lungo il primo tiro libero di Zandarassini, che prende gli applausi di incoraggiamento del pubblico del Palla Campagnola. Realizza il secondo. 7 punti per Zandarassini. 13 quindi da recuperare per Schio.
Cruz per il tiro piazzato di Cuzina, quarto punto per Cuzina. Gatti, Anderson si conquista lo spazio per il tiro a tre punti, lotta Zander e segna l'imbalzo, però hanno fatto che spingere palla a fondo campo. Rimessa per Orenburg che sembra poter controllare la partita. Cuzina per Cruz, Dimitraku pesca benissimo Bonner che va a realizzare il dodicesimo punto personale. Zandrasini, spray a fico, Anderson con la Zandrasini, cerca, trova un varco, cerca di evitare la stoppata di Bonner, non trova la conclusione dall'altra parte. Dimitraku si gira bene, il tiro non va a rimbalzo, c'è Bonner che sicuramente adesso sta facendo il bello e il cattivo tempo. Bonner 14 punti, schio che non ha lunghe in campo e sta pagando ancora più pesantemente. Tre minuti e 43 secondi alla fine. Lo schio purtroppo sta pegando pesantemente in questo finale di gara. Ricordiamo, si era riportato anche a meno 9 e aveva conquistato palla su un errore al tiro della squadra russa. Intanto rientra Sliskovic, esce Zandaresini. Siamo di quel sul meno 9, palla in mano, purtroppo un errore banalissimo di Chiccamacchi, autrice di una splendida partita questa sera. Da lì il nuovo break di Orenburg che è volato via fino all'attuale più 19. Gatti, Macchi, Sliskovic, Sprefico, ancora Sliskovic, va a pestare la linea di fondo, difesa bene da Cuzina. E ora il divario rischia di diventare troppo pesante. Mi sento tranquillamente di dire che non merita un divario, un passivo così pesante schio questa sera. Ci ha provato finché ha potuto. Purtroppo l'assenza di Ogwumike è stata pesantissima, è stato ancora un rimbalzo conquistato da Bonner. E poi è andato a prendersi il fallo di Chiccamacchi, terzo fallo per Chiccamacchi e altri due tiri liberi per Bonner. Fa 2 su 2 Bonner, arriva a quota 16 punti personali. Anderson, molto aggressiva Bonner, Macchi, una finta, va in penetrazione, trova un gran canestro, chicca Macchi, 21 per lei. Lasciata tutta libera Cuzina per realizzare il sesto punto personale. Anderson, partita ormai chiusa, tanto
brutta palla di Gatti per Sviscoli, c'è l'altra parte contro piede facile facile per Bonner che arriva a quota 18. Stiamo per entrare negli ultimi due minuti. Sliskovic, Gatti, Sprefico, trova lo spazio per il tiro e va a realizzare Sprefico. 5 punti per Sprefico. Schio questa sera decisamente in difficoltà sotto canestro. Non ha avuto punti dalle lunghe. Tanto c'è il canestro di Cruz, cambio Schio adesso, Chicco Macchi. Rientra Cecilia Zandarasini. Anderson pescata benissimo da Gatti. Ottavo punto per Anderson. Si attende solo ormai la sirena finale di questa partita dove Schio ha lottato, ci ha provato. Vero peccato. È una partita così importante, abbia dovuto rinunciare una giocatrice come Okumike. Tanto Johnson, scadono i 24 secondi, è stato un po' troppo Johnson, è venuto 3 secondi alla fine. Dicevamo, vero peccato che Schio abbia dovuto rinunciare a Okumike, ci aspettava magari qualcosa di più comunque dalle lunghe di Schio. Sliskovic e Res non hanno saputo contrastare Bonner e compagne sotto canestro. Intanto un errore ancora al tiro per gli arancioni, ultimi 45 secondi di gioco. Schio che domenica prossima tornerà qui al Palio Campagnola per il turno di campionato contro Orvieto, settimana prossima sarà in trasferta in Turchia a Kayseri. Cammino che adesso naturalmente si farà molto difficile per Sliskovic. Primi due per Sliskovic. Cruz. Libera per il tiro da tre punti. Dimitraku, non va. Finisce il rapporto Schio, palla in mano, finisce con una sconfitta. 77-58 per Orenburg, il punteggio per la formazione russa. Divario, a mio avviso, troppo eccessivo per quello che ha dato in campo il Beretta Famiglia Schio. Senza voler calcare la mano sull'assenza di Okwumike. Schio però, lì, sotto le planche, ha pagato pesantemente. Schio tornerà in campo, dicevamo, qui al Palio Campagnola domenica per il campionato contro Orvieto, settimana prossima sarà in trasferta in Turchia, Kayseri. Cammino in Eurolega probabilmente compromesso a questo punto, ma Schio...